eventually fall out of view. Della nuova chiesa di Patù, la chiesa nuova, che hanno finito il restauro quest'anno. Questa è la chiesa matrice di Patù, piccolina, però caruccia, insomma, ecco. Sì, vari restauri negli anni, però la parte principale è del 1500. C'è una targhetta lì fuori, la porta laterale, c'è una targa con la data, 1584, se non erro. Poi ci sono due altari, una è la Madonna del Soccorso e l'altra è San Francesco di Assisi, che sono di famiglie che hanno contribuito, hanno donato i due altari. Questo è invece del 1940, è stato fatto questa parte nuova con le colonne. E hanno messo lì sopra l'organo, che comunque non... di epoca medievale, era formata con quattro torri recintate con un fossato che circondava tutta l'area, ed è questa l'unica che è rimasta, è stata acquisita da poco dal comune e c'è un progetto di ristrutturazione. Antecedenti al periodo Parlando dell'anticristo, cioè appartiene a quella storia. No, questa è di epoca medievale, cioè dopo 1200, la distruzione 1300. Dei saraceni, sì, dopo la distruzione dei saraceni, dopo i saraceni, qui era una zona invasa di saraceni, stiamo parlando dell'870 d.C. Questo ce l'ha spiegato stamattina, sì, il ragazzo. Poi ci sono state anche altre invasioni saracene, anche in periodo medievale. Sì. Quindi non è rimasto niente della prima città, diciamo. Di Vereto. Di Vereto c'è soltanto una chiesetta che adesso sta sopra. E gli ultimi scavi che hanno fatto hanno riportato alla luce le fondamenta delle vecchie mura di Vereto. Alcune si vedono ancora. Quindi archeologia. Sì. Vasi, vasellame, mosaici. E questi sono custoditi? Sono solo una piccola parte, c'è qualcosina, tanto per allestire un piccolo museo, però la maggior parte sono tutti al museo di Taranto, al museo messapico di Taranto. E qualcosa c'è anche a quello di Castromediano a Lecce, qualcosina, però la maggior parte di vasellame un po' di importanza sono dell'epoca tutti messapica. Al museo messapico di Taranto. Io le volevo chiedere una cosa, noi abbiamo visto in Piazza Indipendenza quelle, diciamo, quelli sono dei silos sempre di epoca medievale, erano dei granai tutto coperti con i fiori, con i disegni. Ci sono le foto su internet in occasione del Corpus Domini, quindi la notte prima
quest'anno è stato il 6 giugno se non sbaglio, e la notte, o il 6 o il 7 giugno, la notte prima si preparano, ci sono 10 rioni, ogni rione ha il suo disegno. Fatto di fiori. Tutto con i fiori di campagna, perché è unica, a differenza di altre infiorate, fanno per esempio, che ne so, noto, spello, che sono fiori, diciamo, comprati. Le nostre sono tutte fiori di campagna. Quindi c'è il monte, un lavoraccio, fai tutto il bello, trovarlo, trovare i colori, affinarli. Dove per esempio il colore non si riesce a trovare, si dipingono con una... Però sono tutti fiori di campagna, Non abbiamo speso una lira. E questo è stato utilizzato fino ai primi dell'Ottocento, diciamo, ecco. Poi dopo i frantoi poggei sono stati tutti messi in disuso. Eh sì. Ma lo state ristrutturando? Sì, stanno chiedendo i fondi per il restauro. Per il restauro, sì. Costruita fino a come la vediamo adesso, ha subito negli anni vari restauri questa chiesa, si vede anche dalla volta principale, vedete? Che era quella la prima. Ecco, la volta è stata fatta ai primi del Novecento, perché non era così. Sì, la sì. Parte centrale, la navata centrale era a doppio spiovente, con le tegole. Le due navate laterali, che sono la metà di quella centrale, quindi il classico stile romanico, erano sempre a spiovente, un po' più basse rispetto a quella centrale. In realtà quelle erano delle finestre che davano all'esterno. Di qua si vede ancora il taglio dove poggiavano le travi. Sì, sì. Per l'altro spiovente, per gli spioventi laterali, si vedono ancora. Lì poggiano le travi. Quindi in realtà quelle là erano delle finestre. Per dare la luce all'interno della chiesa. Sì. Sono tutti blocchi recuperati dalla vecchia città di Vereto. Sì. E hanno costruito anche questa chiesa di San Giovanni. Anche le colonne, credo. Perché bastava scavare e si trovavano. E quindi senza... Sì, poi magari sono stati tagliati, sagomati, però i blocchi... Ce n'è un'altra simile a questa, però soltanto è una navata, ed è a Giuliano, la chiesa di San Pietro. Sì. Ed è la più vecchia di tutte, però sta in periferia, sulla strada che va al cimitero a Giuliano. Però è senza volta, c'è soltanto una volta fatta con in metallo, tanto... Per proteggerla dalle intemperie. Questa invece è stata recuperata. È stato fatto l'anno scorso un lavoro di restauro, di pulizia, perché cominciava ad entrare acqua dal soffitto, e quindi hanno fatto anche un restauro, un lavoro di recupero. E queste... Questa invece è una stela di epoca romana, trovata e messa qui, scritta in latino. Ragazzi, Antonio, tu c'eri a Manfredonia, eh? Te la ricordi le stele di Manfredonia? Nel museo. And then sometimes when you're back up
questa zona era invasa dai saraceni, che avevano distrutto Vereto. Quando? 870 d.C. Vereto era già distrutta prima, quindi in epoca romana, però quello che era rimasto l'avevano, e questa zona fu tutta depredata, distrutta. Per liberare questa zona scese un esercito di franchi guidati da questo generale Gimignano. Questo fu mandato come ambasciatore di pace a parlare con il capo dei saraceni per scongiurare una battaglia, perché loro come esercito erano superiori ai saraceni. Ha detto: vi lasciamo stare liberi, andate via. Questi in realtà lo presero e lo trucidarono. Allora poi fu scatenata la battaglia, si presume, dicono, in questo campo qua, volete dire nel detto campo re, e i saraceni furono distrutti. Per dar degna sepoltura a questo generale, presero alcuni blocchi della città di Vereto e in fretta e furia realizzarono questa tomba. Infatti si vede all'interno che sono pezzi di recupero. Una colonna fatta in un modo, un'altra colonna fatta in un certo modo. Questi addirittura richiamano alcuni disegni fregi di epoca greca. Sì, sì, e quindi a valore quella tesi. E sono tutti pezzi di recupero. Gli affreschi sono stati fatti dopo perché questa qua è stata utilizzata dopo come tempietto. Dall'esterno si vede che è stata aperta proprio la porta, tagliata, e si vede il taglio netto. Si vede il taglio di qua. Attenzione alla testa, Si vede il taglio. Fatto preciso su un blocco intero. Un blocco intero, è stata tagliata e aperta questa apertura, è utilizzato come tempietto, prima era tutto affrescato. Questa, strano ma vero, ma ancora proprietà privata. Ecco perché non si sono mai fatti lavori di recupero. Speriamo che il comune, so che sta facendo delle pratiche per quanto. Prima di arrivare all'Euca si fermavano qua, questa era una delle tappe per chi volesse fermare a seconda degli orari da trascorrere la notte. La cosa più bella di questa cosa è c'era, sta fuori, mi pare, la lapide delle 12 P. Parole poco pensate portano pena, perciò prima pensare e poi parlare. Cioè questa era la regola della comunità, in maniera tale le persone che si ritrovavano, cioè per non litigare, per non... per avere un quieto vivere e coesistere tra di loro, c'era questa cosa. Quelli erano i letti, no. I vari letti. E dormivano sulla pietra? E dormivano sulle pietre, quello che c'era nel 1600, ovviamente, i sacchi, poi la paglia, quello che era, insomma. Però quelle erano le... E questa qui che cos'è? Questi qua erano il pozzo, che c'è il pozzo, oltre che avere il collegamento in alto, quello che avete visto voi, c'è l'altro qua in giù. L'acqua si poteva prendere sia da sopra che da sotto. Ecco qua. Queste sono le cose dove tiravano i secchi, con i secchi, insomma. Ecco. E il pozzo esterno, questo? Questo è il pozzo esterno. I pellegrini che venivano a piedi. Ma se venivano a piedi, no, anche con i cavalli, perché fuori poi. Però vedete, ci sono dei posti dove ci sono le mangiatoie, dei posti dove vengono appoggiate le trincee. So wrong, maybe I know, maybe I'm just crazy. Front lines, battling traffic online, deciphering problems in your eyes, eventually fall out of view, and then sometimes.
Julie.